Cerchi un segno da Dio? Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Luca 11, 29, 32. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia, essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Amen. Cari amici, oggi vediamo come Gesù si rivolge alle folle che lo accalcavano e parla della generazione che lo circonda, malvagia, perché dice cerca un segno. Soltanto il segno di Giona le sarà dato. Queste sono le parole di Gesù. Generazione malvagia perché non si fida di ciò che Gesù sta dicendo, sta facendo, di ciò che sta proclamando. Ecco perché Gesù dice: voi chiedete un segno, cercate un segno, ma già ci sono i segni. È bello di come Gesù si rifà al profeta Giona, profeta di Dio che doveva predicare la conversione agli abitanti di Ninive, pagani, che non vivevano secondo Dio. Costoro si convertirono. La regina del sud, anche lei pagana, fece molti chilometri, un grande lungo viaggio per andare da Salomone e ascoltare la sua sapienza. Gesù prende un esempio concreto, storico, accaduto e di cui si parla per noi nell'Antico Testamento, nella storia di Israele, per dire: guardate che nel passato la gente pagana si è convertita, ha accolto la predicazione, pensate qui in greco, si dice kerygma di Giona, l'annuncio di Giona. Anche noi cristiani di questo inizio del terzo millennio dopo Cristo spesso non crediamo alla predicazione di Gesù, al kerygma di Gesù, e chiediamo segni. Ma io non vedo Dio, ma io vorrei vedere che interviene, che risponde alle mie preghiere quando gli chiedo qualcosa. Noi siamo identici. Di noi direbbe Gesù che siamo una generazione malvagia. Malvagia perché? Perché non crede in ciò che già Lui ha fatto per noi, in ciò che già Lui ha detto a noi 2000 anni fa. Quanto è importante oggi metterci in ascolto della Sua predicazione, della Sua parola, credere ai Suoi segni. Il segno più forte, fratelli e sorelle, è questo. È una parola che non è quel libro che trovate all'autogrill, nel mercatino, scritto in pochi mesi. Ma è una parola che viene da Lui. Una parola che agisce nella nostra vita. Ecco perché tra poco faremo le serate bibliche, la verità vi farà liberi. Perché noi cristiani abbiamo bisogno di entrare in questa parola che ci rende liberi, che cambia la nostra vita e nella quale troviamo tutti i segni che stiamo cercando. Ma quante volte
le persone soprattutto ignoranti che non conoscono la parola, la scrittura. Vanno dicendo ma Dio non esiste, perché c'è la guerra, perché c'è il male, perché un bambino muore, perché tanti fanno del male, violenza, rubano. Cari amici, qui c'è la verità che ci rende liberi. I segni Gesù non solo ce li ha dati, ma questa parola si fa carne nella mia vita e io ho la possibilità ogni giorno di sperimentare il segno dell'amore di Dio. Allora vi invito ad aprire le vostre mani e braccia dicendo: vieni, Signore Gesù, nella mia vita. Ho bisogno di te, di incontrarti. Donami di vedere quei segni, quel segno che tu già mi hai donato. La tua predicazione che anche oggi nella mia vita si fa carne, si fa realtà. Nella mia vita lavorativa, relazionale, familiare e personale. I miei occhi vogliono vedere te, fare esperienza del tuo amore. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, ricevete lo slogan di oggi. Cerchi un segno da Dio, il segno lo troverai qui, nella sua parola. Un segno che si farà carne nella tua vita. E grazie, carissimi amici, per avermi accolto. Vi do un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Bella. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre, le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!